Eccomi! Quando mi tolgo il cappuccetto, perché il dottor Buco mi ha detto che potrei prendere freddo al cranio. Signore, signore, in tutte le nostre visite noi siamo per portare aiuto agli ammalati e non per portar loro degli incomodi. Vediamo qui, signore. Mio figlio Tomaso e io a testimoniarvi, sì. L'estasi che ci procura la gioia che ci fate, signore, nel voler ricevere con onore nella vostra famiglia e assicurarvi che tutte le cose che riguardano sempre la vostra famiglia pronte a testimoniarvi il prozeno. Tommaso, avanza e complimentati. Sì, è dal padre che si deve cominciare, vero? Sì. Buongiorno! Fantastico! Signore, io sono venuto a salutare, riconoscere, amare, riverire in voi un secondo padre, ma un secondo padre al quale io, oso dire, mi sento più debitore che al primo. Il primo mi ha generato, ma voi mi avete scelto. Lui mi ha ricevuto per necessità, ma voi mi avete accettato per grazia. Ciò che mi viene da lui è un'opera del suo corpo, ma quello che mi viene da voi è un'opera della vostra volontà. E quanto più le facoltà spirituali sono al di sopra delle corporali, tanto più vi devo e tanto più ritengo preziosa questa futura filiazione di cui io oggi sono venuto in anticipo a porvi umilissimi e rispettosissimi omaggi. Viva le scuole da cui escono uomini così preparati! Andava bene, padre mio? Ottime! Ragazza mia, saluta il giovanotto! La bacio! Sì, no, baciala, sì, baciala! Signore, è con giustizia che il Dio vi ha concesso il nome di suocera. Ma non è mia moglie. Scusi. Signore, è con giustizia che il Dio vi ha concesso il nome di suocera. Ma non è mia moglie. Quella è la cameriera. Sì, vabbè. Ciao. E allora dov'è la suocera? Sta arrivando. Ah, sta arrivando. Ah, devo aspettare, padre mio, che sia arrivata la suocera. Sì, ma intanto fai i complimenti alla signorina. Dai. Signorina, né più né meno della statua di Memnone, che metteva un suono armonioso quando cominciava ad essere illuminata dai raggi del sole, parallelamente io mi sento animato da un dolce trasporto all'apparizione del sole delle vostre bellezze. E, virgola, come i naturalisti rilevano che il fiore denominato eliotropio si gira ininterrottamente verso l'astro del giorno, così il mio cuore si girerà sempre verso gli astri risplendenti dei vostri occhi adorabili, come verso il suo unico polo magnetico, punto e virgola. Permettete dunque, signorina, che io oggi appenda all'altare delle vostre attrattive l'offerta di questo cuore che non annusa e non ambisce altra gloria se non quella di essere signorina per tutta la vita, vostro umilissimo, fedelissimo, obbedientissimo servitore e marito. Fine. Punto esclamativo! Di affermazione di una tesi senza che lui non argomenti ad oltranza per sostenere la tesi contraria. È fermo nella disputa, forte come un turco nei suoi principi, non demorde mai dalle sue emozioni e insegue un ragionamento fino agli angoli estremi della logica. Ma soprattutto quello che mi piace in lui, e in questo segue il mio esempio, è il suo attaccarsi ciecamente ai principi dei nostri antichi. E mai che ha voluto capire o ascoltare le ragioni o gli esperimenti delle pretese scoperte del nostro secolo a proposito della circolazione del sangue e altre teorie della stessa risma. Questi modernisti vengono a dirci che il sangue circola. Ma dove? Contro i sostenitori della circolazione del sangue ho sostenuto una tesi che, con il permesso del Signore, oso presentare alla signorina come un omaggio dovuto di una tra le primizie della mia intelligenza. Signore, per me questo è un oggetto inutile. Io non mi intendo di queste cose. Date, date, fa sempre comodo per le figure, no? Servirà per addobbare la vostra camera, signore. La tua. Grazie. E sempre con il permesso del signore,
Vi invito a venire a vedere uno di questi giorni, per divertirvi, la dissezione del cadavere di una donna su cui devo discutere. Ah, ci sarà da divertirsi. C'è chi offre una commedia alla donna amata, ma offrire la dissezione di un cadavere, ma è qualcosa di più eccitante. Ci faremo quattro risate con tutte quelle budella. Inoltre, signore, per quanto riguarda le qualità richieste dal matrimonio, io posso assicurarvi che secondo le regole di noi dottori, lui è tale quale lo si possa desiderare. Possiede ad un livello lodabile la capacità prolificativa. Sì, è dal temperamento che occorre per generare e procreare dei figli, fatti come si deve. È una gran testa di ragazzo. Sì, sì. Perché non lo mandate a corte? È pieno lì di gran testa di ragazzo. No, signore. Parlando sinceramente fra di noi, signore, il nostro servizio a favore della corte, dei grandi, non mi è mai parso molto piacevole. Io ho sempre pensato che per noi era meglio stare attaccati al popolo. Il popolo è comodo, non si deve rispondere a nessuno delle proprie azioni, e a patto che seguiamo le regole dell'arte non occorre poi preoccuparsi tanto per quello che può succedere. Quello che invece è seccante al servizio della corte, dei grandi, è che quando si ammalano pretendono assolutamente che i loro medici li guariscano. Ma questa è bella, eh? Ma che sono veramente degli arroganti a pretendere che voi signori li guariate. Non siete al loro servizio per questo. Ci siete unicamente per prendere i vostri stipendi e per ordinargli delle ricette. Tocca loro guarire se ce la fanno. Giusto, il nostro mestiere è quello di curare la gente secondo le regole. Basta. Perfetto. Adesso un omaggio per voi. Un omaggio, sì, una lezione di canto che faremo qui. Aspettavo i vostri ordini, signore. È caduto, il tardivo è caduto. È emotivo. È un tardivo emotivo. avevo pensato...